Una giostra che sta attirando sempre più pubblico anche proveniente da fuori Arezzo, questo ci dicono i dati delle prevendite, e ci sono anche degli aneddoti legati ad esempio a chi viene a vedere la giostra da molto lontano e lo fa da molti anni. Ascoltate questo aneddoto che ci ha raccontato lo storico araldo della giostra, Gianfrancesco Chiriconi. Qualche anno fa, dopo la lettura del bando in San Francesco, io mi stavo avviando per andare a cambiarmi. Seduto lì al monumento, uno mi fa con un accento inglese: mi scusi, lei sono 25 anni che fa questa cosa? Dico no, sono 35, mi ricordo. Ah, perché io sono 25 anni che la vedo. Dico, lei non è italiano? Dice no, io sono di Australia. Ma sono 25 anni che vengo appositamente per vedere il Saracino. Sarà un caso, ma venire dall'Australia per 25 anni, questo parlo di 7-8 anni fa. Il turista non è un essere strano che si può contare, purtroppo, come fosse un animale in via di estinzione. In realtà è il Saracino che ogni anno attrae oggettivamente un interesse molto più elevato, soprattutto dal punto di vista giornalistico e soprattutto dei new media. Abbiamo avuto quest'anno, l'avete visto, tanti pezzi di blogger canadesi, pezzi su blogger viaggi stranieri australiani che stanno iniziando ad avere comunque un piccolo risultato. Quest'anno vengono dal Brasile, vengono dall'Australia, abbiamo dati di vendita molto accentuati tramite internet, sai. Ormai poi internet è un acquisto domestico, sia che lo faccia dalla Francia che da... Quindi abbiamo, sinceramente, il sistema comunque della biglietteria che abbiamo inserito è un sistema che agevola oggettivamente la possibilità di partecipare da fuori città.